Nutrirsi bene mangiando è un concetto assolutamente non in antitesi, ma risponde a due concetti ben precisi. Mangiare va incontro all'istinto di fame e anche di sazietà, quindi è qualcosa che ci spinge a mangiare ciò che ci piace. Nutrirsi vuol dire andare incontro ai fabbisogni, vuol dire adattarsi e ottimizzare quello che introduciamo per stare meglio. Un'alimentazione più consapevole significa sapere quella che l'attuale età qui ci troviamo a vivere, ci mette davanti. Assumiamo troppi alimenti rispetto al fabbisogno della nostra attività fisica. Quindi i primi passi sono quelli soprattutto di cercare di diminuire quello che introduciamo nella varietà, in una varietà che vada incontro ai concetti di sostenibilità, stagionalità, dove la frutta e la verdura abbiano un ruolo preminente, mentre si aumenta l'attività fisica. Nutrirsi bene mangiando oggi per una mamma che deve pensare ai suoi bambini significa soprattutto, visto che la stagione è quella bella, la stagione estiva, la stagione classica della frutta, della verdura, vuol dire preparare tanti piatti a base di frutta e verdura e cercare che i bambini che finiscono la scuola vadano incontro all'estate muovendosi di più e facendo soprattutto quello a cui loro piace di più, cioè il gioco. La scelta degli alimenti, dei cibi per nutrirsi bene mangiando è una scelta che richiede di pensare, richiede pensare prima di tutto alla nostra realtà, cioè si mangia meglio se si segue quella che è la tendenza delle nostre terre, delle nostre latitudini, nel nostro caso è la dieta mediterranea. La dieta mediterranea ha alla base la stagionalità, tanta frutta, tanta verdura e legumi, ha al vertice il pesce e la carne, che non si dice di negare, si dice mangiarne poco. Anche del pesce non bisogna andare in eccesso, ma della stessa pasta dice non bisogna andare in eccesso. La dieta mediterranea mette in prima fila, oltre a queste, in primo piano, oltre a queste caratteristiche, la convivialità, quindi quello di mangiare insieme agli altri, che è una delle prime cose che regola la quantità di cibo e non nega un minimo di birra o vino che fanno l'allegria. Il consiglio per chiunque è quello che cerco di applicare a me stesso, perché come tutti anch'io tendo ad avere qualche maniglia in eccesso, anche se sembro magro, ma tutti abbiamo maniglia in eccesso, è quello di cercare di mangiare alzandosi ai pasti, tenendo sempre un po' di appetito e non cercare di soddisfare mangiando tutto quell'appetito, ma nutrirsi, cioè prendere un po' di tutto, un po' e non eccedere in niente. Nutrirsi mangiando, nutrirsi bene.